Benvenuti ad una nuova edizione del TG Flash di Irpinia News. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Irpino in trasferta a Napoli per spacciare droga, ma i carabinieri lo arrestano e lo trasferiscono in carcere. È accaduto a Scampia, 41 anni, già noto alle forze dell'ordine, residente a Sant'Angelo a Scala, è stato colto in flagranza dai militari del nucleo radiomobile di Napoli. Precipita dal tetto di un capannone, ma è vivo per miracolo. È accaduto a Flumeri, nella zona industriale. Un operaio 44enne di Melito Irpino, ma residente a Grotta Minarda, idraulico di professione, stava svolgendo lavori di manutenzione. Personale del commissariato di Sant'Angelo dei Lombardi ha denunciato in stato di libertà un giovane di 21 anni perché responsabile del reato di truffa. Aveva posto in vendita al prezzo vantaggioso di 90 euro un mini tablet per il quale aveva già incassato la somma di denaro senza però mai spedire il prodotto all'incauto acquirente. Miss Italia 2013, l'edizione della 7 e di Jesolo, è scattata oggi con l'arrivo al Pala Arrex della città balneare veneta di 180 ragazze. Tra le prime ad arrivare la nostra irpina Ilenia Pomponio, subito si è messa all'opera con le pose fotografiche. Siamo al calcio Avellino, prestazione di qualità ed intensità, quella del terzino biancoverde Davide Zappacosta con l'Under 21 allenato dal CT Luigi Di Biagio. Si tratta della seconda chiamata in azzurro per l'esterno biancoverde che ieri sera è stato impegnato a Genk con la nazionale italiana per la gara di qualificazione al campionato europeo Belgio-Italia. Era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ringraziamo come sempre per la cortese attenzione. Arrivederci.